Salve a tutti, buongiorno. Oggi ho per voi una notizia clamorosa. Cucù, vedete questo libro? Che c'è scritto? È tornato Pippo Baudo! È tornato Pippo Baudo! In veste di scrittore, pensate! Però sotto c'è qui scritto Paolo Conti, che sarebbe il giornalista del Corriere della Sera, che temo che abbia scritto sotto dettatura questo libro. Perché ho presentato questo libro? Perché c'è uno svarione, diciamo, chiamiamolo così, tra virgolette, no? Pippo Baudo ha dichiarato che alto gradimento, prima ha detto che è molto amico di Arbore, e questo lo metto in dubbio, eccetera, eccetera, e alto gradimento è stato inventato da Arbore e Bo Compagni, basta, senza nominare Brancardi, Marenco, no. Eppure Pippo, che ha lavorato 50 anni, 60 anni in Rai e ci lavora tuttora, e io penso che lui, insomma, finirà la sua vita dentro gli studi di Via Teulada, oppure della sua cosa, come si chiama. Vabbè, insomma, comunque, ecco, volevo dire, e lui ha fatto una dichiarazione che gli costerà cara, perché io ho già, dicendo una cosa del genere, ha offeso me e Marenco, ma pesantemente, mi ha fatto un danno morale e materiale che io adesso gli farò pagare. Allora, io ho lo studio di valenti, bravissimi battaglieri avvocati, che sono Marco Sgroi, Stefano Risci e Salvatore Magri. Lo studio, sono famosi, in gambissimo, sono giovani. Allora, il 28 giugno del 2005 è uscita una sentenza del giudice Maria Gisella Nardo Donna, che è stata pubblicata, guardate qua, sul Corriere della Sera in agosto. Guardate i caratteri come sono grandi, inusuali, perché insomma in genere i caratteri sono, ecco, in cui la dottoressa Maria Gisella Nardo attribuisce la paternità di alto gradimento a Arbore, Boncompagni, Brancardi e Marenco, ma non in ordine di importanza, badate bene, in ordine alfabetica, perché loro sono di importanza, Arbore, no, la legge non guarda queste cose. Allora, avete visto pubblicate, questa è la sera. Poi, se il dottor, il dottor Pippo Baudo, si fosse preoccupato di andare su Wikipedia, che è l'enciclopedia elettronica, lui avrebbe visto che alto gradimento diciamo, è attribuito a Arbore, Boncompagni, Brancardi e Marenco, sempre però in ordine alfabetico. Allora, caro Pippo, tu non puoi fare finta di non sapere, tu quanti è che lavori in Rai? Ma è un forse 60, 70 anni, ne hai 81, tu a 11 anni già stavi là dentro che razzolavi, eccetera, eccetera. E penso che tu finirai la tua vita là dentro, negli studi, ti lamenti, ma non mi fanno lavorare, insomma, non ti preoccupare, che lavorerai. Allora, ho visto lo spot meraviglioso col ragazzino, spiritosissimo, mi sono fatto tante di quelle risate. Allora, voglio dirti, io ti querelerò, anzi, ti faccio un regalo, guarda, a Natale, tu direi, ma come, Brancardi fa un regalo? Ti faccio un regalo, un bel panettone grande così. Tu aprirai il panettone e dentro troverai la lettera dei miei avvocati, la querela. La querela. E ci saranno i danni, naturalmente, perché io faccio la querela, verrai condannato. Perché questa è una cosa molto molto brutta e molto. Tu sapevi che io ero. Sai tutto, tu sei stato là dentro. È molto sleale, molto. È una brutta cosa, ecco, io te lo dico con il cuore, è una cosa fatta male, fatta molto male. E questa ti giuro, guarda, te lo dico con la rabbia nel cuore, te la farò pagare, caro Pippo Baudo, te la farò pagare.
Se ci fosse Pippi Brown, se ci fosse Pippi Brown, se ci fosse Pippi Brown da comando, oh, se ci fosse Pippi Brown, se ci fosse Pippi Brown, se ci fosse Pippi Brown da comando. Ciao Pippo, ci vediamo presto.